Quando la disincarnazione avviene naturalmente, ogni essere si muove verso questo fiume. Il fiume è un flusso di energia. Supponi di fare Kalabhairava Shanti. Tutte le persone correlate ne trarranno beneficio. Se ti dissolvi nel fiume, diventi quell'energia. Se lo attraversi, vai in un altro regno dove gli esseri restano in attesa. Vedi, nella mia esperienza personale, quando lasci il corpo, a seconda del livello di evoluzione in cui ti trovi, di quanto sottile o spesso è il tuo involucro, di conseguenza delle cose accadono. Se qualcosa è, diciamo che il tuo involucro o la tua bolla è troppo spessa, non può rompersi, andrà al fiume e rimbalzerà indietro. Cos'è il fiume? Il fiume è un flusso di energia. Un tipo di energia che non è né vita né morte, ma un tipo di energia completamente diversa che, per mancanza di parole, possiamo definire un tipo di energia che ti salva, ti dissolve, quindi è chiamata Vaitarani. Nella tradizione indiana, Vaitarani significa che è un salvatore, qualcuno che è bravo a salvarti. Quindi, cos'è il salvataggio? Non è un fiume fisico, è un'espressione metaforica, ma c'è un flusso di energia. Quando la disincarnazione avviene, naturalmente, ogni essere si muove verso questo fiume. Alcuni rimbalzeranno indietro, altri si immergeranno in esso, altri lo attraverseranno facilmente. Altri si dissolvono proprio lì. Beh, se rimbalzi indietro, ci sarà una rinascita. Se ti dissolvi nel fiume, diventi quell'energia. Se attraversi, vai in un altro regno in cui gli esseri restano in attesa. A seconda della natura di chi sono, di quali siano le loro qualità, quale sia la qualità dominante, quella entrerà in gioco. Se sono molto gioiosi diventeranno estatici, se sono infelici diventeranno molto infelici. Così, questo di solito viene chiamato inferno e paradiso. Ma essenzialmente ciò che è successo è che la tua qualità, siccome non hai mente discriminante, viene esagerata. Quindi, se qualcuno ha attraversato il fiume o qualcuno è rimbalzato indietro, puoi aiutare queste due persone. Se sono rimbalzati indietro o se non hanno ancora attraversato il fiume, non diciamo che sono rimbalzati, non hanno ancora attraversato il fiume, allora fai Kalabhairava Karma. Ora, potrebbero averlo fatto, non lo sai per certo, potrebbero aver attraversato il fiume, ma a causa dello spessore del loro guscio e dei loro atteggiamenti, potrebbero vivere questo in maniera spiacevole. Vuoi portare loro un po' di piacevolezza, vuoi portare loro un po' di shanti. Quindi, vuoi portare via uno strato delle loro assurdità e quant'altro. Forse un po' di spiacevolezza andrà via e la piacevolezza cadrà. È questo lo sforzo che stai facendo. Se sono già piacevoli, puoi comunque eliminare uno strato affinché cessino del tutto. Così, come la spiacevolezza è un vincolo, anche la piacevolezza è un vincolo. Sfortunatamente, con la piacevolezza la gente mette più tempo a realizzare che è un vincolo. Con la spiacevolezza, molto facilmente realizzi che è un vincolo. Quindi, stai cercando di portare un po' di piacevolezza, ma non sai per certo. Forse tuo nonno o chiunque altro si è già dissolto. Forse non c'è niente da fare. Non lo sai, ma lo fai comunque, come un dovere, in caso ne abbia bisogno,
Nel caso in cui qualcun altro, vedi, una volta che fai questo lavoro non è solo individuale perché esiste un certo runanubandha che collega le persone. Supponi di fare Kalabhairavashanti per tuo nonno. Ma non ne ha bisogno, se ne è già andato. Ora potrebbe esserci il fratello di tuo nonno, di cui tu non ti curi, ma potrebbe trarne beneficio. Quindi le persone connesse con quel tipo di runanubandha potrebbero essere aiutate, qualcun altro che non è nemmeno un tuo parente potrebbe essere aiutato. Quindi questo è stato mantenuto in quanto cultura che devi continuare a fare Kalabhairavashanti. Quindi lo shanti viene fatto più che per altro come una sorta di sforzo. Se c'è bisogno di qualsiasi aiuto, vogliamo offrirlo ai nostri antenati, ai nostri progenitori, o ai nostri nonni, o padri, o madri, o chiunque. Non importa se i tuoi antenati sono in attesa lì oppure no, non lo sappiamo, forse si sono dissolti, forse hanno raggiunto Mukti, forse sono tornati e sono rinati, non importa cosa. Continui a farlo affinché tutte le persone correlate ne traggano beneficio. Pitrupaksha significa Pitru, non significa solo tuo padre o tuo nonno. Chiunque è la fonte della nostra esistenza è il nostro Pitru. Quindi vuoi che ciò accada a tutte le persone connesse. Non importa se ci piacevano, non ci piacevano, li conoscevamo, non li conoscevamo. Ma per tutte le persone correlate per le quali possiamo fare qualcosa, facciamo qualcosa.